Disturbo dissociativo dell'identità. Che cos'è? Si caratterizza per la presenza di due o più identità o stati di personalità distinti. Questa, ragazzi, è la Juventus 2021-2022. Una squadra in grado di perdere in casa contro il Sassuolo e l'Empoli in trasferta contro l'Hellas meritatissimamente, dove le altre portano a casa il bottino pieno giustamente. È una squadra che batte il Chelsea, batte la Lazio, pareggia con l'Inter campione in carica, pareggia con un Milan che sta overperformando prima nel girone in Champions e che è già qualificata e andrà a giocarsi proprio in settimana l'accesso come prima agli ottavi di finale di Champions. Questa è la Juventus. Potrei finire qua il video, ma voglio andare nel dettaglio, voglio parlare delle pagelle, voglio parlare dei singoli, voglio parlare dell'allenatore e soprattutto voglio dire una cosa prima di iniziare. E cioè che quando abbiamo perso, quando non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo criticato, come era giusto criticare, oggi sono contento, nel senso che abbiamo vinto, abbiamo portato a casa una partita complicata e non ci saranno critiche, ci saranno elogi, ci saranno anche alcune cose che dirò per il futuro, che spero di vedere migliorate, ma non sono cose che non mi stanno andando bene, sono cose che spero si potrà lavorare, sulle quali spero si potrà lavorare per migliorare, per arrivare un domani a sistemare queste cose ed essere ancora più squadra, ancora più forti. Quindi oggi le pagelle saranno quasi totalmente positive, se non in un paio di casi che discuteremo insieme. E voglio un mi piace, vorrei un mi piace, dato che oggi pomeriggio, adesso devo ancora guardare l'ora, ma uscirà la premiere del mio speciale 200.000 iscritti, dato che ci siamo, e quindi già entro sera avrete lo speciale 200.000 iscritti. Oggi doppio video, le pagelle e quello lì. Direi di aver detto tutto, scaricate OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, è completamente gratuito e non può mancare sul vostro telefono un'app del genere, anche perché ci staremo proiettando alla sfida di Stamford Bridge, che al momento è la più inutile, tra virgolette, ma anche la partita più sentita fino adesso. Andare a giocare in casa dei campioni d'Europa in carica, primi in Premier League, deve essere un orgoglio, un motivo veramente di passare una serata insieme divertendoci e sperando anche di poter fare il risultato che appunto ci garantirebbe il primo posto nel girone. Quindi una settimana importante che culmina poi sabato contro l'Atalanta e lì ne abbiamo già parlato. Partiamo da Allegri, 7 per due motivi. Il principale è che abbiamo vinto una partita dove la Lazio non si è mai resa pericolosa e quindi Allegri ha fatto tutto quello che doveva fare per riuscire ad annullare la squadra di Sarri. Si vede che hanno studiato bene la partita, l'hanno preparata bene e il 7 si evolve in questo piccolo particolare, e cioè che l'avevano preparata in un altro modo, cioè che la difesa 3, giocando col 3-5-2, cosa che non è stata possibile per via dell'infortunio di Danilo. E qua Allegri avrebbe banalmente potuto inserire Rugani per andare a fare la stessa cosa che aveva preparata, quindi mantenere una difesa 3 con i tre centrali, invece no. Allegri mette dentro Kulusevski, cambia le carte in tavola, lo stesso Sarri poi nel post partita, oltre a tante cose che non mi sono proprio piaciute per niente, e le leggerete su OneFootball, robe che proprio mi stanno qui e mi fanno ancora più esultare per la vittoria di ieri, ma Sarri ha detto, ecco, poi noi sapevamo che l'avrebbero preparata in un certo modo, invece hanno cambiato, sono andati in una disposizione inedita per questa stagione, questo ha complicato i nostri piani. Di là del fatto che poi Sarri dice, secondo tempo noi abbiamo mezz'ora, abbiamo giocata bene, non gli abbiamo mai concesso un contropiede, che uno non è vero, ne abbiamo fatti, due, ma che merito è? Un conto e mi dici, non gli ho mai concesso un'occasione, ma concedere un contropiede cosa vuol dire? Quindi preparata bene da Allegri, cambiata bene da Allegri, e questo dovrebbe farci capire una cosa, non è tanto il modulo, ok, è quanto il principio, perché ieri la Juventus è scesa in campo compatta, concentrata, vogliosa, soprattutto concentrata, perché anche quando parlava al Papa vedevo tutti i giocatori della Lazio che guardavano in giro, i giocatori della Juve erano molto molto sul pezzo, si vedeva già nel prepartita, segno che l'abbiamo preparata bene. Disturbo della personalità, ce ne sono due di Juventus lì dentro, quindi siamo questi qua. Allegri che si affida appunto a costruire una partita sulla ripartenza del contropiede, la gestione del possesso palla a piccoli trotti, a piccolo tratto, quando gli altri hanno questa foga di, noi cerchiamo di smorzare la tensione col possesso palla, che è sterile, quello che volete, poi una certa andiamo in verticale quando gli altri vengono molto molto alti.
Questo credo che sia il modo migliore per questa Juventus di giocare, ma lo dicevo l'anno scorso, lo dico quest'anno, ma non dico questo perché io amo giocare così, perché non è nemmeno vero. Ieri sera mi sono visto Fiorentina-Milan, è stata una partitona fantastica, però semplicemente per quelli che sono gli uomini a disposizione di questa Juventus, io credo che sia stupido chiedergli di fare altro, dato che tutte le caratteristiche dei giocatori sono queste, cioè Kulusevski, Chiesa, Morata, tutti i giocatori Cuadrado stesso, che si esaltano quando hanno gli spazi. Non possiamo chiedergli di palleggiare mille volte per cercare la giocata all'1-2. Non è questa. Questa Juve non è questa. È quella di ieri sera, è stata forse la partita più da Allegri che ho visto dal ritorno da Allegri in panchina. Molto più del Chelsea. Quelle lì non sono state tanto partite Allegri. Quella di ieri sera sì. Perché ieri sera avevi veramente la sensazione che gli altri non potessero farti gol. Magari anche dei meriti della Lazio sì, ma quei demeriti della Lazio secondo me nascono dai meriti della Juve. Quindi veramente ieri sera abbiamo preparato bene la partita e mi porto a casa quella disposizione col 4-3-3 che, dicevamo prima, non è il modulo che, però c'è anche da sottolineare come dei giocatori come Chiesa, Kulusevski e Cuadrado, appunto parlando dei giocatori sull'esterno, si trovino bene prendendo il largo, mettendosi in quella posizione. Aggiungo che per la prima volta arriva una vittoria di Allegri dal ritorno in panchina con i tre centrocampisti puri, perché li avevamo schierati sia con l'Inter che avevamo fatto un 3-5-2 sia con l'Empoli in casa che avevamo fatto il rombo, insomma delle due era stata vittoriosa, le altre c'era Rabiot che continuava a fare quel giochino nonostante ci fossero sì tre centrocampisti ma quel giochino sull'esterno. Quindi ieri sera Allegri ci ha dato anche uno spunto per il futuro che vi avevo spoilerato solo qualche giorno fa, tra l'altro col video dei centrocampisti che vi lascio qui sopra nelle schede, potete andarvelo a rivedere. Szczęsny 6, potevamo dargli benissimo senza voto, spettatore non pagante, anzi spettatore pagato, perché veramente non ha dovuto fare niente, Lazio molto molto sterile. E invece Bonucci 7,5, sì, perché ragazzi, uno che, e ci siamo intesi, si prende due palloni così pesanti al dischetto, li trasforma tutti e due. Un difensore centrale che di rigori sì ne aveva battuto qualcuno, aveva battuto uno in nazionale, mi ricordo con la Germania, aveva battuto con la Samp qualche giorno fa. Quando non c'è Dybala c'è Bonucci. Oh, dispiace poi anche per Paolo perché aveva l'occasione di farsi una doppietta eventualmente, invece se la fa Bonucci che si porta su nella classifica marcatori. Noi abbiamo dei problemi a segnare in questo momento, Bonucci è tipo il nostro capocannoniere in Serie A insieme a Dybala. Sì, oltre al fatto che davvero dietro non hanno concesso niente né lui né De Ligt, che si piglia 6,5, un'altra buonissima prestazione di Matthijs De Ligt. Poi De Ligt si esalta con gli attaccanti forti. Una settimana fa, due settimane fa con la Fiorentina Vlahovic non ha visto palla e abbiamo visto anche ieri sera Vlahovic di cosa è capace di fare. E apro una parentesi, Fiorentina e Milan, una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo pareggiata con gli altri che non si sono mai resi pericolosi, ancora una volta quella doppia identità della Juventus. Maggior ragione quando non c'è l'attaccante, e se l'attaccante è Pedro che deve improvvisarsi falso 9, De Ligt va a nozze, per lui era domenica ieri, anche se era sabato, quindi 6,5 per De Ligt, 6,5 anche per Luca Pellegrini, voglio premiarlo, nonostante un primo tempo un po' timido, però ragazzi, io ripenso nella mia testa, vado a rivedermi la partita mentalmente, Lazzari contro Luca Pellegrini, Luca Pellegrini l'ha stravinta, una partita anche complicata, una partita, ripeto, preparata in un modo e terminata in un altro, perché l'avevano preparata con la difesa 3, quindi Pellegrini alto, invece Pellegrini deve abbassarsi, fare il terzino puro, e ribadisco che secondo me ha giocato bene, e poi voglio premiarlo, perché Pellegrini era la seconda volta che giocava a titolare, prima col Napoli a San Paolo, la seconda con la Lazio all'Olimpico. Io sono contento, anzi questa è una buona notizia che ci portiamo avanti. Una cattiva notizia che ci portiamo invece è l'infortunio di Danilo, che ora vedremo che cosa sarà, è un problema muscolare, ce l'ha detto anche ieri sera Allegri, ma molto probabilmente non ci sarà col Chelsea, vediamo se ci sarà con l'Atalanta, senza voto perché Danilo veramente gioca troppo poco, il terzino destro poi lo deve fare Juan Cuadrado, che si piglia 6,5 pure lui. Ho rivisto il Cuadrado terzino e mi sono ricordato perché era importante avere Cuadrado in quella posizione lì, perché tirava tanta qualità, tantissima qualità, una specie di regista abbassato, un giocatore che gli dai la palla, te la gestisce veramente molto bene e poi sa verticalizzare quando è ora, sa prendere il metro al giocatore che lo va a marcare quando è ora, sa spingere, sa quando è il momento della partita con Cuadrado. Quindi
probabilmente col Chelsea vedremo Cuadrado in quella posizione, a meno che non si giocherà ancora difesa 3, ma ne dubito, proprio visto l'infortunio di Danilo, quindi aspettiamoci ancora una volta questo 4-3-3 anche a Londra con il Chelsea, 4-3-3 ovviamente quando si attacca, quando 4-5-1 quando non si attacca, che questo è il grande dubbio di dove metto Dybala eventualmente, non tanto lo metto lì a fare l'esterno destro, ci possiamo provare, sì, però avete visto che Kulusevski e Chiesa venivano molto dietro, ok? E questa è una delle cose che secondo me va sistemata, perché è vero, ci sta prendere tutta questa copertura, però poi quando ripartiamo il campo diventa lungo, se veniamo dietro, questa è una delle cose che... E quindi 6,5 pure a Cuadrado. Kulusevski invece è una delle note non liete, dico Kulusevski subito perché è entrato al posto di Danilo, nonostante sia stato poi determinante il cambio di modulo. Io in Kulusevski continuo a vedere degli errori banali, tecnici, ok? E di cattiveria. Kulusevski mi sbaglia quasi sempre il primo passaggio, il primo stop. Quando ieri sera non mi ha sbagliato il primo stop su un contropiede incredibile gestito da Chiesa, poi si è incartato sul pallone. E poi non capisce la scelta giusta. Anche Allegri, giustamente, in conferenza stampa, poi gli dice «Sei in area». Con calma, ragionaci un attimo, perché se tanto se intervengono i difensori ti fanno fallo ed è rigore. Ragionaci un po' di più, è sempre confusionare, è questo che voglio che vedere migliorare in Kulusevski. Ed è vero che questo lo prendi giocando, e sono d'accordo. Però sembra sempre mancare quella dose di cattiveria in Kulusevski. Quindi, Kulu, dai, ce la facciamo. Adesso poi magari, se passiamo al 4-3-3, c'è pure la tua posizione in campo, perché ieri eravamo tutti nelle nostre posizioni, Non c'era santo che tenga, non c'è santo che tenga. Tutti nei ruoli giusti. Kulu, un po' di cattiveria in più. È quello, l'unica cosa che ti chiedo. Perché poi lo so che quei passaggi sbagliati, quegli stop sbagliati, le palle gestite male, nascono da qua. Bisogna migliorare qua, Kulu. Migliorare qua per migliorare nei piedi, nelle giocate. Hai già avuto tanto tempo, perché non è vero che non hai avuto tempo. E non so quanto ancora Juve ti aspetterà. Quindi 5,5 a Kulusevski, che è un più un ti rimando sperando che. Parliamo del centrocampo, un blocco da 6,5 Rabiot, 6,5 Locatelli, 6 McKennie, che è quello che forse mi è piaciuto un po' di meno, ma ha dato tanto comunque sostanza a centrocampo, quindi McKennie 6, non, il peggiore a centrocampo, ma in una partita giocata molto bene a centrocampo, è il migliore McKennie, l'abbiamo visto tante volte, e McKennie ci dà quella fisicità, ci dà quell'inserimento, mi piace anche che vada a buttarsi in area. Ieri un po' più spento rispetto al solito, ma non insufficiente. Locatelli è il pivot perfetto per Massimiliano Allegri, perché Massimiliano Allegri ama cambiare gioco e quante volte Locatelli va a prendere la palla, la riceve, la sventaglia a occhi chiusi dall'altra parte e ci trasforma delle azioni veramente impericolose, perché magari Chiesa o Kulusevski o Cuadrado vanno a fare questo giochino. Tra l'altro bellissimo il giochino di Cuadrado in sovrapposizione su Kulusevski che stringe dentro, avevamo visto l'anno scorso funzionare con Pirlo, anche ieri ha funzionato e Morata ha sparato alto in quella che è stata la più grossa occasione nel primo tempo. Locatelli 6,5, mi piace in quella posizione lì, occhio perché da quanto ho capito Allegri però vuole cambiare qualcosa a centrocampo con il mercato invernale, ed è il video di cui io parlavo prima, quindi occhio che Locatelli potrebbe cambiare ruolo. 6,5 pure per Rabiot, che mi è piaciuto, oh ragazzi, è incredibile, stappate gli spumanti, festeggiate, segnatevi questa data 21-11-21, che tra l'altro è una data anche simbolica. Rabiot mi è piaciuto a marcare Sergei Milinkovic-Savic, e infatti nasceva da lì, ma avevamo giocato la partita noi qua sul canale YouTube prima che scendessero in campo, l'avevamo preparata tutta la settimana, sapevamo che sarebbe andata così, centrocampo 3 per essere a specchio, avere gli uomini, le marcature, Rabiot su Savic, l'avevamo già preparata, la sapevamo già, e infatti Rabiot ha fatto una buonissima partita contro Milinkovic-Savic, poi tanti errori tecnici nel mezzo, ma non sono quelle cose che chiedo a Rabiot. Arrabbio chiedo il disturbo, Arrabbio chiedo il recupero, tanti recuperi palla, addirittura una verticalizzazione su Moise Kean appena entrato. Il minimo indispensabile, non è che abbia fatto la partita da centrocampista migliore del mondo. Io ieri guardavo il Chelsea, Kanté si prende palla, tira in porta di sinistro, fa gol, non è questo che sto chiedendo Arrabbio, forse neanche Tuchel a Kanté perché a un certo punto non sembrava crederci, però un po' di sostanza,
po' di sostanza e sfruttare quei centimetri che madre natura ti ha dato. Io sono 1,75 m, rabbio, fossi alto come te andrei in giro nudo dal gran potere fisico che vorrei mostrare, invece sono un nanetto e non posso fare nanetto. Dai, sono nella media italiana nazionale, sono alto come la media delle persone italiane, invece rabbio un gigante, molte volte quei centimetri non ce li mette, quindi è quello che chiedo, quel qualcosa in più. Dai Adrien, dai, su, che se non ti fanno fare tutta la fascia di copertura magari è anche meglio. Chiesa, 6,5. 6,5 perché il primo tempo non l'ha giocato, il secondo tempo sarebbe da 7, 7,5, un'ira di Dio come al solito. Io non riesco a dire niente di diverso da Chiesa uguale ira di Dio, perché che forza in quelle gambe, ragazzi. Quelle gambe c'ha una forza fisica inaudita, mostruosa. Quando lui strappa forse è il termine brutto, però ci siamo intesi, però è quello, quando prende palle va, signori miei, che figata Federico Chiesa. E poi veramente lui neanche al 90° per andare a fare quelle percussioni lì palla al piede o seguire l'azione offensiva, quindi tanta roba. Oh, Chiesa ragazzi è il giocatore perfetto per Allegri, non mi stancherò mai di dirvelo. Chiesa è il giocatore perfetto per Allegri. Perché? Perché Allegri cosa fa? Gestisce la palla anche in orizzontale, poi una certa ha bisogno di guadagnare metri. Quei metri li guadagna un giocatore abile a portare la palla velocemente dall'altra parte, oppure un giocatore come Locatelli abile a cambiare tutto dall'altra parte. Perché se no non alzi il baricentro. Perché se giochi un possesso palla finalizzato alla gestione della palla nella tua metà campo, non è possibilità poi di andare là. E per andare là hai bisogno appunto o di un lancio, Locatelli, che non c'è Mandzukic però che te la mette giù, ma c'è Rabiot che non è la stessa cosa, oppure di un giocatore che ti porti la palla su velocemente. Federico Chiesa è il giocatore perfetto per Massimiliano Allegri. Perfetto. Il problema è che Federico Chiesa va più forte di tutti gli altri. C'è stato un momento nel secondo tempo in cui Alvaro Morata, a cui ragazzi devo dare 5,5 perché ha fatto una partita di sacrificio, si è procurato rigore, sì, però che fatica ancora, un contropiede di Chiesa velocissimo, arriva la Chiesa e da solo. È da solo, perché gli altri non seguono. Io ad Alvaro il voglio benissimo e lo sapete quanto bene voglio ad Alvaro. Lo sapete benissimo, ma io in questo momento lo vedo una difficoltà inaudita, incredibile. Poi ieri sera l'avevo visto giocare Vlahovic, che spalla alla porta è un mostro. Alvaro spalla alla porta, fa fatica. Ad oggi Allegri ce lo sta facendo capire, ha bisogno di un centravanti che giochi spalla alla porta e Alvaro fa fatica. Ma non è mica colpa di Morata, è che gli si sta chiedendo una roba che non è sua. Anzi, mi piacerebbe addirittura vederlo in fascia a fare quella roba lì ad Alvaro. Perché è più bravo Dybala di Morata a giocare spalla alla porta, paradossalmente. Quindi avrebbe più logica Dybala centravanti, Morata sull'esterno insieme a Chiesa. Ve lo dico tranquillamente, per quanto io non sia un fan del Dybala falso 9, Dybala è più bravo di Morata a giocare spalla alla porta. Morata fa molta fatica. Morata è un giocatore di esplosività, è un giocatore che anche lui è molto bravo a portare sulla palla in velocità. Bisognerebbe stare anche un po' più attenti, perché ieri abbiamo sbagliato dei contropiedi proprio per errori banali. Abbassava la testa, la davamo con i tempi sbagliati, la stoppavamo male. Questa squadra è fatta per giocare in contropiede, ma per giocare in contropiede bisogna essere precisi, Non è che possiamo solo andare su e via. Quindi Alvaro lo sto vedendo in una difficoltà incredibile e forse anche fuori condizione. Mi ha fatto piacere invece vedere entrare Moise Kean, 5,5 Morata, Moise Kean che si piglia un 6,5 perché ha spaccato la partita. Kean è entrato con una cattiveria incredibile e ancora una volta esaltando l'idea, la preparazione della partita, della ripartenza, Kean è perfetto per giocare ripartenza, ecco lui lo vedo già più adatto a giocare spalla alla porta, sebbene non sia un centravanti, ricordiamocelo perché Kean è un giocatore che ama anche partire dall'esterno. Abbiamo dei centravanti un po' particolari, noi, no? I nostri attaccanti, i nostri punti centrali non sono dei veri e propri 9, sono dei 9,5, degli 8,5. Però Kean in ripartenza si trova a casa sua, soprattutto in un momento in cui la squadra stava vincendo, gli altri dovevano attaccare, quindi sono loro che devono sbilanciarsi, si creano gli spazi e noi andiamo dentro. Però questo non può essere l'unico modo di giocare, quindi 6,5 Moise Kean, che mi è veramente piaciuto come è entrato, e anche rischiato di trovare il gol, è stato bravo Reina. Non è l'unico modo di giocare, perché quando giochi contro una piccola squadra non puoi giocare sempre in ripartenza, a meno che loro non vengano a fare la partita, come è successo. Però noi contro Empoli, Sassuolo e la Sverona abbiamo fatto la fotocopia delle tre partite. Empoli e Sassuolo giochiamo il primo tempo senza mai essere davvero pericolosi e nel secondo ci ammazzano.
L'Hellas ci ammazza nel primo, iniziamo a giocare nel secondo senza mai essere troppo pericolosi. Che cosa c'è che non va qui? Cioè che non va, che siamo imprecisi nelle ripartenze, non riusciamo a creare delle occasioni da gol pulite proprio perché poveraccio Alvaro Morata non è quel tipo di attaccante e cerchiamo di alzare il nostro baricentro. E quindi qui, in queste partite qui, secondo me è necessario giocarla, visto che c'è Allegri in panchina, il calcio lo intende in questo modo, con la giocata del singolo. Con la giocata del singolo. Abbiamo bisogno dei singoli. Però non è sempre facile se non hai una squadra di altissimo livello come aveva Allegri nelle altre stagioni. Quindi questa squadra qui è molto più simile, fra tutte le Juventus che ha allenato Allegri, a quella che parte male, 15-16, e che poi vince con quel filotto di... E non vi sto dicendo, e lo sapete bene, non sono qui a dirvi che finirà così. Sto dicendo che questa squadra è molto simile a quella squadra. Quindi bisognerà inventarsi qualcosa, a meno che poi da gennaio non arrivi un attaccante in grado di gestire diversamente il possesso palla. Però io in questo momento vedo molto meglio Moise Kean piuttosto che Alvaro Morata. Anzi, non è vero che vedo molto meglio Moise Kean, perché Moise Kean è stato fuori tanto tempo. In questo momento non vedo bene Alvaro Morata, che è diverso. E quindi mi affido maggiormente a Moise Kean piuttosto che a Caio Orga in questo momento. Dove Caio lo voglio vedere titolare con la Salernitana, però, qua non si scappa. Proprio perché forse è meglio l'incertezza di Kean, che poi è tuo, hai fatto un investimento, quell'investimento lo devi valorizzare, piuttosto che la certezza di un Morata che in questo momento, ragazzi, è fuori condizione atletica, psicologica e fuori anche dal contesto che l'allenatore chiede a quel tipo di attaccante. Quindi io ad oggi vorrei vedere la stessa squadra che abbiamo visto ieri, quindi Kean, Chiesa e Kulusevski, anche se volete già col Chelsea, però Kean invece che Morata. E poi l'abbiamo visto anche con la Spagna, Alvaro, quando entra dalla panchina è un giocatore importante perché in pochi minuti il gol te lo può fare. Perché è un giocatore da gol importanti e da partite secche. Noi ci vediamo stasera con lo speciale 200.000 iscritti. Come sempre un mi piace a questo video, le vostre considerazioni qua sotto. E scrivetemi, secondo voi, come Allegri potrà inserire Morata in questo 4-3-3.